Eccoci qua, dopo 8 mesi ho trasformato la mia Riverside e non vedevo l'ora di fare oggettivamente questo video perché sono finalmente riuscito a cucirmi questa Riverside addosso sulle mie esigenze che, come vi ho già spiegato nel precedente video, erano esigenze di un'uscita a settimana non prettamente stradali, quindi io ci chiuso su strada proprio non mi piace, e neanche di mountain bike pure, perché alla fine ho notato che non ho proprio il manico per scendere sui sentieri e tragitti più impegnativi, ecco. Quindi la Riverside era una bici eccezionale per le mie esigenze, ma ho notato che la trasmissione non coincideva proprio con queste, perché diciamo la verità, se uno può fare pianura e qualche salitina leggera, la trasmissione va anche bene, ma se come me non si è super allenati, quindi non c'è una costanza di andare in bici in maniera schedulata, ci vuole l'aeroporto leggero, poche storie, un aeroporto quasi da mountain bike. E questo fatto, dopo vi faccio vedere un po' di più, ma adesso andiamo a prendere il mio socio, il pedalante, che ci parlerà anche della sua Crider 540 V2, e ci facciamo un bel giro Covignano, sulle colline riminesi, fino giù in spiaggia. Ecco qua, Nicola con la Rock Rider 540 V2. Pareri al volo? Top! Top bici e top. Top panorama! Siamo sulle prime colline riminesi e alla luce del mare. E adesso andiamo a beccare qualche salitella dove morire. Parco della cava di Rimini. Allora, impressioni sulla 540 V2 vista dall'esterno: la bici agile, pronta in salita. Cambio com'è? Preciso, l'hai regolato bene? Cambio preciso, sporco ma preciso. Questo è un mitico. L'acqua non c'è al mondo, meglio avere la cava. Colori dell'autunno, il mitico foliage. Dai colli al centro. Per pedalare Rimini comunque è bellissimo. Top.
dai Colli al centro in 20 minuti. Mare. 10 minuti siamo al mare, neanche. Ale, Nico, siamo arrivati al mare, eravamo in collina prima, facciamo un rapido excursus sulla tua bici e poi parliamo un po' della mia. Una Rock Rider 542, comprata ad agosto. È tutto originale? Arrivo, tutto originale, è chiaro. Tutto originale, anche il vestiario, tutto Rock Rider, sono uno sponsor Rock Rider. Quindi diciamo che per i giri basic, strade bianche, qualche giorno sul giro abbiamo fatto, l'estate va molto bene. Top, davvero. Scorrevole sull'asfalto. Scorrevole sull'asfalto. La mia va un po' più scorrevole, però chiaramente poi quando la scopriamo anche sulla sabbia, ma... L'ho provata anche in sentieri impervi. Copertone, punto negativo, copertone, ti ho forato un paio di volte. Però per il resto, buona pizza per partire. La mountain bike sport. Oh oh, bello. Adesso sbocchiamo al ponte di Tiberio e ci entriamo a Parco Marecchia, che ci riporterà sul ciclabile e fine. Allora, faccio un riepilogo un pochettino di quello che ho cambiato qui a casa con calma, perché sostanzialmente quando ero in giro c'era parecchio vento e non sono riuscito a fare una recensione fatta bene come volevo. Cosa è cambiato? Partiamo dalla cosa più in alto che si nota di più, ed è sicuramente la sella. Ho preso su Amazon questa SMP Track Gel, 70 euro circa. Fantastica sella, fatta apposta per il trekking, quindi per viaggi piuttosto lunghi, che secondo me si adatta anche bene sul tipologia di bici come estetica. Non è troppo grande, non ha quell'effetto poltrona che proprio non mi piaceva. Secondo me è un compromesso molto molto centrato. Ho inserito le camere d'aria, quelle schiumate, per evitare le forature accidentali in giro, e finora mai avuto problemi, zero forature, e comunque gli sterati ne ho fatti. 15 euro circa l'intervento, ma la parte più importante è il cambio. Ho comprato su AliExpress, per comunque contenere i costi, questo cambio LTVO, che dovrebbe essere una copia dello SRAM, a quello che ho capito. Comunque vi dico già che è un cambio precisissimo, va sicuramente meglio del microshift che avevo su, e non sbaglio un colpo. Allora, LTVO 10 velocità con completo di deragliatore, pacco pignoni. In realtà io l'ho preso sul sito con un 1050, poi vi spiego perché l'ho cambiato. E corona anteriore io l'ho preso nel pacchetto, c'era la 36, ma in realtà poi me la giostro bene cambiando la 36 o 34 in funzione delle esigenze. Niente, ho cambiato la pacco pignoni con una 1048 microshift, quella del Decathlon, perché la 1050 che mi era arrivata non so perché l'ultima corona in alto scattava. Non ho provato a fare diversi
tentativi, ma non riuscivo a farla funzionare bene, quindi ho dovuto ridurre un po' l'ultima corona in alto, e, ma di due denti in meno, insomma. Quindi l'ho, sostanzialmente non è altro che la cassetta della Rockride 540 V2, quindi 1048, che ti permette una ottima agilità, e poi ho coperto con una 36 davanti quando faccio molta strada, so che non ho pendenze esagerate, oppure quando ho qualche salitina più impegnativa li butto sulla 34, una roba di 2 minuti. E questo è la Riverside in questa maniera qui, ha una rapportatura simile mountain bike. Devo dire che è il compromesso giusto per quello che erano le mie esigenze. Vi lascio, ripeto, un po' di link in descrizione del materiale che ho cambiato. La bici, ho fatto una botta di conti, così montata e finita l'ho pagata 6,25 mi pare, sui 6,30. Vi porterò presto in qualche altro giro e ciao a tutti.